Crisi di governo, nessuna soluzione in vista. Report INAIL, Siena la provincia meno colpita dagli infortuni legati al Covid. Vaccino anti-Covid, Bonomi, a Siena c'è un impianto che può essere idoneo, da GSK nessuna risposta. Per lo sport il calcio Serie D, terzo passaggio a vuoto per il Siena, brillano invece Pianese e Badesse. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori e benvenuti all'appuntamento con le notizie di Siena TV. La crisi di governo non ha ancora una soluzione. Il mandato esplorativo del presidente della Camera Fico terminerà domani. Tra gli schieramenti c'è chi evoca la paura del voto e chi si dice sicuro che tutto si risolverà a breve. Sentiamo il nostro servizio. Il tempo stringe e non si intravede ancora una via d'uscita dalla crisi. Domani il presidente della Camera Roberto Fico, davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dovrà tirare le somme del mandato esplorativo. Il dialogo tra le forze politiche che hanno sostenuto il governo Conte è andato avanti per tutto il giorno. Le parti però continuano a rimanere distanti. C'è chi ne fa una questione di nomi, come il senatore del Movimento 5 Stelle Giuseppe Ferrara, che non intende muoversi da Conte. Io spero, auspico, che comunque alla fine prevalga il buon senso, restando fermi su un punto, che è quello di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, che è una garanzia per tutti, anche perché il Partito Democratico, l'EU e il Movimento 5 Stelle hanno indicato Conte. Io mi auguro che davvero molto velocemente anche, non tanto Italia Viva, ma Renzi si liberi dei suoi pregiudizi e possa insomma indicare come premier Conte, perché quello per noi è un punto di partenza. E chi di merito e argomenti, come la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti, che pone come condizioni essenziali il MES e il recovery plan. No, io credo che non sia assolutamente un problema di persone, né di incompatibilità personale. Non c'è un veto su nessun nome, né dei ministri, né tantomeno del premier. È proprio una questione di merito. Una questione di merito che probabilmente solo Italia Viva ha avuto il coraggio di porre con così tanta forza, perché anche in queste ore noi leggiamo di forze politiche sedute pure al tavolo di maggioranza che portano come unico elemento, diciamo, di discussione il sì a un nome. Ecco, questo probabilmente non è l'approccio giusto. C'è poi la terza via, che porta direttamente alle urne, è quella evocata da Giovanni Donzelli, anche se, secondo il deputato di Fratelli d'Italia, l'attuale maggioranza farà di tutto per non andare al voto. Secondo me sono disponibili a tutto pur di non rifare un governo, pur di non andare alle elezioni, quindi sono pronti a fare qualsiasi governo, sono pronti a qualsiasi cosa pur di non dare la possibilità agli italiani di esprimersi, perché sanno che loro farebbero una brutta fine. Sono 131.000 al 31 dicembre 2020 le denunce di infortuni sul lavoro legati al Covid-19 secondo il report dell'INAIL. Oltre 7.000 quelli che riguardano la Toscana. La maggior parte sono nel settore sanitario e assistenza sociale. La provincia meno colpita è quella di Siena. Sentiamo Teresa Scarcella. Secondo il rapporto dell'INAIL aggiornato al 31 dicembre 2020 e pubblicato lo scorso 22 gennaio, le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 hanno raggiunto quota 131.000 in Italia. La Toscana, con i suoi oltre 7.000 casi, ricopre il 5,5% sul totale nazionale. L'aumento rispetto alla rilevazione del mese di novembre è del 21%, ovvero 1.247 casi, e riguarda tutte le province, ma più da vicino Firenze e Pisa, in termini assoluti, con rispettivamente 2.538 e 817 denunce. In termini relativi anche Siena, che comunque rimane la provincia meno colpita con 188 casi. Particolarmente caldi dal punto di vista dei contagi professionali i mesi di aprile, durante il primo lockdown, e di novembre, periodo della cosiddetta seconda ondata. Il 57% degli infortuni da Covid sono avvenuti nell'ultimo trimestre del 2020. E questo è in linea con il dato nazionale. Più colpite le donne, che rappresentano il 73,5%, e la fascia di età più toccata è quella dai 50 ai 64 anni. Il 70% delle denunce codificate riguarda il settore della sanità e assistenza sociale. Il 48% dei casi sono nell'assistenza sanitaria. Tra i tecnici della salute la fetta più grande è composta dagli infermieri. Tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali, il 99,8% sono operatori sociosanitari.
sociosanitari, il 7,5% riguarda invece i medici. Dalla lettura di questi dati all'interno della situazione regionale e alla luce dei 188 casi della provincia di Siena, emerge che il sistema sociosanitario senese ha retto piuttosto bene l'urto della pandemia. Dopo tanti rinvii è partita oggi la lotteria degli scontrini. Tutti i cittadini italiani maggiorenni potranno partecipare facendo dei normali acquisti nei negozi, ma non tutti gli esercenti sono pronti a scansionare i codici dei clienti. Sentiamo Filippo Meiattini. Parte oggi, 1 febbraio, la lotteria degli scontrini. Tutti gli acquisti di beni e servizi da almeno un euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per la partecipazione alla prima estrazione, momentaneamente fissata per l'11 marzo. Gli esercenti però dovranno, a spese loro, dotarsi di un registratore di cassa in grado di scansionare il codice generato dal sito lotteriadegliscontrini.gov.it e anche, a causa del sovraccarico di lavoro per gli addetti all'installazione del software, non tutti gli esercenti sono in possesso della strumentazione ideale. Per il momento no, perché ho telefonato al tecnico, mi ha messo in lista e sto attendendo che venga per mettermi tutto in ordine, insomma. Il registratore è già attivato, però per il momento non è venuto nessuno, quindi non sappiamo se funziona o meno. Abbiamo richiesto tutto il necessario al nostro fornitore di servizi e stiamo solo attendendo che ci mandi la famosa pistola che scannerizza il codice fiscale del cliente. Confcommercio Siena, in particolare il direttore Daniele Pracchia, oltre a far notare le difficoltà per gli esercenti di adeguarsi a questo sistema in un momento difficile come questo, ai nostri microfoni definisce immorale il sistema di controllo di questa operazione. Non ci sono sanzioni, per cui diciamo uno può anche non aderire e non rilasciare lo scontrino. Rimane il fatto che però l'Agenzia delle Entrate sia preoccupata di mettere bene in evidenza che laddove il cliente dovesse trovarsi di fronte a un rifiuto dell'esercente può segnalare sul sito dell'Agenzia, in un'apposita sezione, il nome dell'esercente e dell'indirizzo del negozio che ha rifiutato di fare l'operazione e è esplicitato che questa segnalazione servirà ai fini delle verifiche sulla possibile evasione fiscale. Io credo un sistema francamente molto immorale dal mio punto di vista, però questo è quello che c'è oggi messo nero su bianco da parte del governo e dell'Agenzia delle Entrate. La sponda del presidente di Confindustria Bonomi e il rilancio della CGIL. La carenza di vaccini anti-Covid ha di nuovo tirato in ballo la possibilità che Siena possa diventare un sito produttivo interessato. Una questione che GSK per ora ha guardato con disinteresse. Sentiamo Aldo Tani. Un assist al bacio per la CGIL. L'alleato è inatteso e, se possibile, a quanto più distante dal mondo sindacale. Il presidente della Confindustria, Carlo Bonomi, ospite di Lucia Annunziata, il numero uno degli industriali, ha menzionato la possibilità di un impianto vicino a Siena di produrre vaccini anti-Covid, dopo essere stato riconvertito nell'arco di pochi mesi. Bonomi non ha fatto riferimento a nessuna azienda in particolare, ma gli indizi porterebbero a GSK, che è impegnata nella lotta al virus con la produzione dell'adiuvante, in un accordo commerciale per il vaccino di Sanofi e altri multinazionali farmaceutici. Noi abbiamo degli impianti che possono essere trasformati in Italia in 6 mesi in impianti produttivi. Quali sono? Vicino a Siena abbiamo un impianto, possiamo trasformarlo in 6 mesi in produzione di RNA, la capacità di infialamento ce l'abbiamo e quindi ci potremmo rendere indipendentemente, ma non solo per questa crisi pandemica, sperando che non ne arrivi un'altra, ma mettendo un asse strategico per il paese. Musica per le orecchie della CGIL, che da settimane ha lanciato un appello per dedicare una linea produttiva del sito di Rosia all'infialamento e al confezionamento dei vaccini anti-Covid. Le ultime notizie venute da Pfizer, nonché da Moderna, nonché da AstraZeneca in modo particolare, ci fanno capire che c'è carenza di vaccini e di conseguenza intervenire in tempi rapidissimi è complicato. Sul territorio siena noi abbiamo un'azienda, una multinazionale, GSK, che è vocata nella produzione dei vaccini. Marco Goracci, segretario della Filten CGL, è convinto che questa operazione possa richiedere al massimo 3 o 4 mesi e poi GSK potrebbe essere pronta a partire.
una mossa che avrebbe anche significative ricadute occupazionali. L'arco di 2, 3, massimo 4 mesi è possibile, sì, allestire una linea di produzione per mettere appunto sì in attività tutto il processo per l'infialamento e confezionamento dei vaccini Covid. Nel momento in cui si dovesse decidere di attivare appunto delle linee di produzione con questo fine, anche se per un tempo limitato, sicuramente poi dopo l'azienda sarebbe tenuta appunto a fare assunzioni di personale e sarebbe comunque sia una boccata di ossigeno anche per la nostra economia locale. GSK per il momento rimane a guardare. Dopo essere stata chiamata in causa indirettamente dal presidente della Confindustria Bonomi, dunque l'azienda ha preferito non intervenire in merito alla possibilità di ospitare a Rosia una linea di infialamento del vaccino anti-Covid. GSK per il momento resta a guardare. Le sollecitazioni dirette, CGL e indirette, il presidente della Confindustria Bonomi, non hanno provocato reazioni da parte della multinazionale inglese. Per quanto riguarda il sito di Rosia, l'azienda è sempre ferma all'accordo commerciale con Sanofi e altre case farmaceutiche per la produzione dell'adiuvante per il vaccino anti-Covid, ma non ha mai accennata la possibilità di modificare una propria linea produttiva per l'infialamento e il confezionamento delle sostanze immunizzanti. L'azione prioritaria resta concentrata sul vaccino contro la meningite, che vede lo stabilimento senese coinvolto in prima persona in quelle due fasi del processo produttivo. Semmai, lo spiraglio che si potrebbe aprire è legato ai ritardi di Sanofi sul vaccino, che faranno slittare l'entrata in commercio alla fine dell'anno. Soltanto un'ipotesi, anche se, secondo fonti vicine al colosso britannico, a livello centrale, dove vengono prese decisioni di questo tipo, sarebbero in corso verifiche su come supportare ulteriormente l'emergenza sanitaria. Cambiamo argomento, ancora un avvistamento di cinghiali a spasso per Siena, l'ultimo episodio in via Ricassoli, una situazione ormai insostenibile, come afferma il direttore di Coldiretti Siena, Simone Solfanelli. Basti pensare che, causa Covid, 2500 cinghiali non sono stati abbattuti. Simona Sassetti. Risultano sempre più numerosi a Siena gli avvistamenti di ungulati, animali selvatici nei pressi delle abitazioni, strade, orti e giardini. L'ultima segnalazione arriva da via Ricasoli, dove alcuni esemplari sono stati visti ieri mentre girellavano in un orto a pochi metri dalle case. Chiamata la polizia provinciale, intervenuta insieme a due volontari, non è stato possibile acciuffare gli ungulati, che sono riusciti a sfuggire. C'è preoccupazione fra i cittadini per il costante avvicinamento dei cinghiali ai centri abitati. Basti pensare anche ai molteplici avvistamenti nel Parco Unità d'Italia in Pescaia, dove ormai i cinghiali vanno a passeggio tranquillamente, incuranti della presenza dell'uomo. Evidentemente dalle campagne questi animali si stanno avvicinando alla città. Questo è un dato di fatto, come dire, assolutamente prevedibile. Teniamo conto anche di un altro problema che è legato al Covid. Nella nostra provincia, dallo scorso anno a questo anno, cioè dalla campagna di caccia 2019-2020 alla campagna di caccia 2020-2021, noi abbiamo 2500 animali in meno abbattuti, cioè fino a dicembre del 2020 erano stati abbattuti 5.300 animali, nel 2021 2.882, con una riduzione di caccia, diciamo così, di animali cacciati di circa il 50%, siamo nell'ordine del 47%. Quindi questi due dati combinati fanno sì che gli animali si avvicinano anche alla città, gli animali stanno diventando sempre più, come dire, padroni del nostro habitat urbano. Come si risolve? Si risolve con la selezione, si risolve con la cattura, si risolve con la caccia, si risolve diminuendo il numero di questi animali. E restiamo a parlare di cinghiali. Abbiamo intervistato a tal proposito il presidente dell'ATC Siena Nord e coordinatore ATC Toscani, Roberto Vivarelli, il quale ha spiegato che dall'ultimo incontro con il comune di Siena attende segnalazioni sulle zone più critiche dove inserire le gabbie. Interveniamo su chiamata, afferma. Sentiamolo. Noi a settembre, insieme alla Polizia Provinciale e insieme all'Ufficio della Regione di Siena, abbiamo fatto un incontro in comune e noi eravamo disponibili a mettere le gabbie. Naturalmente ci voleva un minimo di collaborazione, insomma, ecco. Aspettiamo un attimino ancora di capire quali sono le zone segnalate. Fra l'altro i comuni, i sindaci
per un discorso di incolumità come questo genere possono fare delle richieste. C'è anche una sentenza recente, diciamo, in questo senso, per cui ecco, la disponibilità nostra c'è chiaramente. Noi veniamo su chiamata, insomma, e, ripeto, abbiamo fatto questo incontro a settembre, avevamo chiesto di segnalarci zone un po' più critiche di quelle dove noi normalmente le prendiamo, perché abbiamo preso anche diverse decine di animali con le nostre gabbie sotto portatufi, ad esempio, o in altre zone dove i cittadini ce lo segnalano e non è possibile lo sparo, ma è solo possibile con le gabbie. Siamo pienamente collaborativi, se ci vengono fatte altre segnalazioni chiediamo ovviamente un aiuto da parte delle polizie municipali perché ci sia un po' di controllo, perché non soltanto c'è il rischio che ci possa finire qualche bambino se sono vicino a giardini o roba del genere, ma a volte c'è anche qualcuno che prima si lamenta della presenza dei cinghiali e poi magari va o a liberarli o a disarmarli, voglio dire, perché succede anche queste cose qui, insomma, tanto per capirsi. L'altro aspetto, la polizia, diciamo, delle parti cespugliate intorno al comune, nel centro abitato, scusate, e meno presenza dei cinghiali ci sono, naturalmente nei prati ci stanno cinghiali, ecco. Ci spostiamo in Val d'Elsa a un tavolo di confronto che si riunisca almeno una volta al mese. È la richiesta di Azione Poggi Bonzi al sindaco David Bussagli per affrontare la crisi economica causata dalla pandemia. Filippo Tecce. Un tavolo con i rappresentanti delle imprese e di tutte le categorie economiche e sindacali per ascoltare proposte e necessità. Lo chiede Azione Poggi Bonzi, che interviene sulla crisi economica e sulla necessità di creare un tavolo permanente in comune che si aggiorni mese dopo mese. In questa lunga crisi economica, spiegazione, le istituzioni devono cercare ogni strada per risolvere o alleviare le mille difficoltà dei singoli cittadini, delle imprese, del settore turistico e agrituristico, dei commercianti, artigiani e dei professionisti. Per Azione, il sindaco e l'amministrazione hanno gestito il primo anno di crisi con interventi di emergenza, dice Azione, che hanno in parte limitato l'impatto negativo su alcune categorie. Secondo il partito di Carlo Calenda, adesso serve un cambio di passo, è arrivato il momento, osservazione, di programmare il futuro insieme alle categorie economiche e sindacali per delineare strategie comuni e realizzare azioni sinergiche tra pubblico e privato nel nostro territorio e con i comuni vicini. Azione ribadisce la necessità di un tavolo permanente per gestire la crisi generata dalla pandemia da Covid-19, una sorta di cabina di regia che possa monitorare l'andamento della situazione del sistema produttivo e sociale. Occorre un tavolo che si riunisca almeno una volta al mese, chiude Azione, per tenersi aggiornati e seguire l'evoluzione della crisi e programmarne interventi di rilancio. Lavorare insieme per superare l'emergenza di oggi e progettare la città di domani. Parliamo di turismo, rilancio della stagione turistica attraverso un progetto condiviso tra Val d'Elsa e Val di Cecina con Monteriggioni comune capofila. Strumenti e strategie in campo per promuovere le eccellenze locali. Sentiamo. Gli 11 comuni che costituiscono l'ambito turistico Val d'Elsa Val di Cecina hanno consolidato nell'ultimo anno una serie di strumenti che permettono di presentarsi in maniera unitaria ed omogenea e di approntare nuove iniziative in grado di far emergere la qualità delle proposte turistiche. Dopo il lavoro fatto nel costituirsi sotto il nuovo marchio Val d'Elsa Val di Cecina, sarà pubblicato il portale web della destinazione www.valdelsavaldicecina.it che presenta le storie e le offerte di servizi che animano tutti i territori coinvolti. Lo spazio digitale sarà strategico anche per coinvolgere da subito gli operatori turistici e successivamente nel lancio della prossima campagna di comunicazione. L'ambito turistico Val d'Elsa Val di Cecina, afferma Marco Valenti, assessore al turismo di Monteriggioni, che è comune capofila, sta continuando il proprio lavoro di promozione dei territori coinvolti con una grande sinergia per rafforzare le strategie a livello di area e mettere in campo attività e strumenti condivisi e innovativi che passano dal coinvolgimento attivo di tutti gli operatori del settore. Valdelsavaldicecina.it è la nuova casa digitale dell'ambito, un sito web ideato per essere coordinato stilisticamente e funzionalmente con il portale regionale Visit Tuscany. Il nuovo portale prevede, infatti, strumenti che permettono la condivisione di contenuti e di offerte turistiche tra il sito di ambito ed il portale regionale di promozione. Gli stessi operatori avranno la possibilità di inserire le proprie offerte ed esperienze turistiche che potranno essere visualizzate dagli utenti su entrambi i siti di destinazione. Il sito sarà centrale nel veicolare la campagna creativa Val d'Elsa Val di Cecina Come ti piace, con la quale ci si pone come obiettivo quello di far emergere idee di viaggio rivolte alle famiglie.
Ci spostiamo adesso a Chiusi, dove dopo il cluster alla Materna Sacro Cuore, il sindaco ha deciso di chiudere la scuola per 3 giorni per consentire la sanificazione dei locali e valutare il da farsi, in quanto il cerchio dei contagi sembra destinato ad estendersi. Attualmente sono 41 i positivi in totale nel comune. Sentiamo. Intanto diciamo, l'aggiornamento del quadro sanitario ora conta 41 casi positivi, siamo in attesa ovviamente di conoscere il referto dell'ASL di oggi e quindi di fornire poi in serata tutti gli aggiornamenti. Di questi 41 casi positivi abbiamo fatto un'indagine questa mattina per verificare l'entità del focolaio che si è aperto da, diciamo, con provenienza dall'asilo Sacro Cuore, che conta ad oggi certi 18 dei nostri concittadini, tra diretti e indiretti, cioè nel senso all'interno della struttura sono riferibili in questo momento 4 bambini, 2 maestre e una bidella, quindi in totale 7 casi che hanno coinvolto la struttura Sacro Cuore, dal quale dei 7 casi poi ovviamente si sono generati gli indiretti dei familiari per arrivare ad oggi certi 18 con 3 in verifica che sapremo domattina, e quindi con un numero stimato in questo momento tra 18 e 21 nostri concittadini dei 41 positivi. Per questo motivo abbiamo deciso di sospendere l'attività in presenza della struttura Sacro Cuore per consentire alla cooperativa che gestisce, in quanto è una scuola privata, paritaria, per consentire alla cooperativa di svolgere tutte le sanificazioni certificate di tutti i locali e al contempo riflettere insieme all'amministrazione comunale quali eventuali correttivi possono essere eventualmente intrapresi per il ripristino in sicurezza dell'attività in presenza, che può ripartire ovviamente appena terminate queste verifiche e questa sanificazione. Ci spostiamo in Val d'Orcia. Nonostante il 2020 sia stato un anno particolarmente difficile per l'economia, per il mondo del vino Brunello di Montalcino ci sono segnali positivi. Ce ne parla Lorenzo Agnelli. Sono circa 9 milioni i contrassegni d'OCG consegnati nel 2020 dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino per altrettante bottiglie di Brunello pronte alla vendita. Il dato registrato da Valor Italia è superiore del 12,2% rispetto alle bottiglie immesse sul mercato nel 2019 e alla media degli ultimi 5 anni, più 4,3%. Protagonista il millesimo 2015, giudicato straordinario dalla critica internazionale, oggetto di un boom di ordini da tutto il mondo già prima del suo esordio sugli scaffali. Alla sua prima stagione di vendita, l'annata 2015 ha già fatto meglio dei 2 millesimi precedenti, rispettivamente del 53% e del 32%. Ottime notizie anche dall'altra predestinata, l'annata 2016, per cui tra novembre e dicembre scorsi sono stati richiesti 2,7 milioni di contrassegni d'OCG per altrettante bottiglie pronte a essere distribuite in tutto il mondo. Il presidente del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci, sottolinea che, considerata la situazione attuale, il risultato generale è assolutamente positivo. Abbiamo avuto la fortuna di affrontare il periodo più difficile con le 2 annate consecutive migliori della storia. E se la 2015 ci ha consentito di difenderci nel migliore dei modi, la 2016 ha tutte le carte in regola per consolidare il brand Brunello tra i più grandi vini al mondo. Apriamo adesso la nostra pagina sportiva, il calcio. Ieri le squadre della Serie D hanno disputato la 14ª giornata di campionato. Pianese e Badesse hanno portato a casa i 3 punti, mentre Siena e Sinalunghese hanno rimediato una sconfitta. Sentiamo Filippo Meiattini. Prosegue senza sosta la Serie D. Ieri le squadre sono scese in campo per la 14ª giornata di campionato. Ha dato continuità alla vittoria di domenica scorsa la Pianese, che si è imposta per 2-0 sul campo del Foligno. I bianconeri di Piancastagnaio stanno lentamente risalendo la classifica, dopo un inizio di campionato a dir poco disastroso. Ha invece cambiato marcia il Lornano Badesse, che con la vittoria di ieri per 3-0 contro la San Giovannese ha conquistato il 4º successo consecutivo, che proietta la squadra di Bonuccelli al 3º posto in classifica. È arrivata invece una pesante sconfitta per la Sinalunghese. Sul campo del Trastevere i rossoblù hanno perso con un parziale di 4-0, ma come detto ai nostri microfoni dal vicepresidente Grotti, questo passaggio a vuoto non intacca in nessun modo la permanenza di Marmorini alla guida della squadra.
squadra. Anche il Siena è stato costretto ad arrendersi sul campo del Montevarchi. Con l'1-0 di ieri, i bianconeri hanno incassato la terza sconfitta consecutiva e sono scivolati all'ottavo posto in classifica. È normale che vorrei giocare tutte le partite per bene, però a me adesso quello che mi interessa è il bene del Siena. Purtroppo adesso non stiamo facendo il bene del Siena, io in primis con i miei compagni siamo tra virgolette preoccupati, perché sappiamo la piazza quanto ci tiene, sappiamo la società quanto ci tiene, quindi è giusto che ci prendiamo le nostre responsabilità. Il volley Lemma Villas Siena si prepara alla trasferta di mercoledì a Brescia, anticipo della quinta giornata di ritorno. La gara si è resa necessaria per l'indisponibilità dell'impianto di San Filippo nel fine settimana successivo. L'opposto Iuri Romanò analizza il momento e l'avversario. Simona Sassetti. È stata una domenica di riposo per la Lemma Villas Obey Siena, che adesso entra nel rush finale della stagione, sperando di portarla più avanti possibile. Mercoledì andrà a Brescia per giocare la partita che vale l'anticipo della 16ª giornata contro la Gruppo Consoli Centrale del Latte. Sappiamo che è una squadra difficile da affrontare, come hai detto tu abbiamo perso all'andata, sono praticamente gli stessi dell'anno scorso con cui avevamo perso lì a Brescia e comunque anche qui ci avevano messo in difficoltà, quindi sono da sempre una squadra ostica. Noi siamo in un buon periodo, abbiamo anche avuto questa settimana e mezzo per riposare e lavorare bene, quindi comunque penso sarà una bella sfida combattuta, ma sicuramente andiamo lì forti di questi ultimi risultati e con tanta voglia di vincere. È un periodo in cui siamo riusciti a lavorare di più con tutti, con lo stesso sestetto, e quindi abbiamo trovato continuità, fiducia. E anche nel gioco queste cose si vedono, e poi si vedono soprattutto nei risultati, che è la cosa più importante. La pallamano sconfitta interna per la Ego Handball Siena, che apre così nel peggiore dei modi il girone di ritorno. La formazione di Dumnic è stata superata per 30-25 da Fasano. Sentiamo Teresa Scarcella. Si apre con una sconfitta il girone di ritorno per la Ego Handball Siena, che cade al Palaestra contro un'aggressiva Junior Fasano che non fa sconti e chiude il match 25-30. Ad aprire le marcature sono i due migliori tiratori in campo, inizia Nikocevic e risponde Jarlstam. La partita è lottata fin dall'inizio con ritmi alti e non senza imprecisioni. Bargelli firma il primo vantaggio bianconero, ma con un break di 4-0 Fasano svela le sue intenzioni. Il primo tempo mette in mostra alcune lacune della squadra di casa, che comunque riesce a tenere botta e a difendersi dagli attacchi degli avversari. Ottima prestazione di Filippo Pasini, è lui che dona coraggio in più occasioni ed è sua la rete del 13-14 che mette fine al primo tempo. Di ritorno dagli spogliatoi Fasano va subito a segno, sempre con lo svedese, ci pensa poi Nikocevic a rispondere. Si sblocca Marrocchi, che porta i suoi almeno uno, ma i pugliesi accelerano e si portano avanti di 3-12. L'Ego prova a mantenersi lì, ma Angiolini e compagni aumentano il passo. Siena è visibilmente in difficoltà, tiri forzati e sbagliati. Casa non è al massimo della forma fisica, il meno 4 sembra difficile da recuperare. Neppure l'entrata in campo del nuovo arrivo Arcieri dà la scossa. La formazione di Ancona mantiene le distanze di sicurezza. Il gol di Gaeta prima e quello di Passini poi servono a poco, e la rete di Notarangelo al suono della sirena sigilla il più 5 finale. Se prima eravamo un outsider, adesso abbiamo conquistato un posto dove tutti ci guardano e dove ci studiano. Oggi purtroppo siamo rimasti come dei ragazzini ancora. Ci abbiamo dato tanto, però dobbiamo fare di più. Chiudiamo con il basket, seconda vittoria consecutiva per la San Giobbe Chiusi. La squadra di Bassi ha sconfitto nettamente Empoli. Con questo successo sale così al secondo posto in classifica, a 4 lunghezze dalla capolista San Miniato. Simona Sassetti. Una San Giobbe Chiusi in grande spolvero batte l'Use Empoli per 74-55 al termine di una gara combattuta solo per i primi due quarti. Avvio equilibrato con Empoli che conduce anche l'incontro per alcuni frangenti, trascinata dall'intensità di Ingrosso e Villa, mentre tra i padroni di casa May si fa prendere dal nervosismo commettendo molto presto il quarto fallo. All'intervallo il tabellone segna 35-36 per gli ospiti, ma il terzo quarto mostra una San Giobbe molto determinata che riesce a piazzare un parziale di 24-36
6 che di fatto le permette di ipotecare la gara. Il finale è 74-55 e per la squadra di coach Bassi si tratta della seconda vittoria consecutiva. È da dare credito ai ragazzi, secondo me, perché la partita l'abbiamo iniziata proprio male, non veniva niente in attacco, eravamo molto, molto statici, tanti palleggi, pochi passaggi, in difesa benino, ma insomma non aggressivi come al solito, li abbiamo lasciati giocare troppo, quindi il fatto di dargli credito è perché in una serata che era iniziata male la nostra difesa solida ci ha consentito di non affondare nel primo tempo, anzi di finire a contatto, e poi al secondo tempo abbiamo cambiato completamente faccia difensivamente e chiaro poi ci siamo sciolti anche in attacco, però credo insomma un divario sin troppo ingeneroso per noi. Perché noi dobbiamo essere sia disciplinati in difesa che fisici. Il primo tempo siamo stati solo disciplinati, su ogni contatto andavamo indietro noi. Il secondo tempo è cambiata questa cosa, oltre alla disciplina c'era anche fisicità, su tutti i contatti noi resistevamo, non andavamo indietro, abbiamo contestato più i tiri, sono finiti i secondi possessi che il primo tempo ci avevano massacrato, e quindi la partita è cambiata su questi due aspetti, la fisicità e il togliere i secondi tiri. Una partita per volta, pensiamo sabato a Firenze, da martedì mettiamo la testa lì e poi passo passo, un passettino alla volta. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, allora io vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo e alle 21.30 al nostro Daniele Magrini con il suo viaggio nella bellezza. A seguire Siena al VAR, sempre con Daniele Magrini, e poi la replica del nostro TG. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata. Thank you.